Sì, interpreto Viviana, che è una donna particolarmente complessa per carattere e perché ha dei problemi forti di depressione, che potremmo definire bipolare perché va tanto giù quanto va su, in balia di tentativi di cura, di farmaci vari che però non sappiamo ancora se funzioneranno o se aggraveranno, e ha due figlie, una più grande, più risolta in qualche modo, che già sa la vita che vorrà perché vuole andare in una sorta di identificazione della stessa vita di sua madre, di sua nonna, della sua bisnonna, e la piccola Nada che arriva molti anni dopo, che è una bimba che vive felicemente in campagna tra natura e animali, ma che a un certo punto si scopre che ha un dono, che sa cantare in un modo incredibile. La mamma vuole assolutamente che Nada studi per poter cantare, perché questo è un po' il suo passaporto per la sua libertà, per una vita differente a quella che ha vissuto lei o che vivrà la sua sorella maggiore. Io mi sono innamorata di questo personaggio perché per la sua fragilità e anche per gli effetti che può avere su una piccola come Nada, che poi diventerà una grande, come Nada, una grande donna. E un po' conosco anche Nada, e quindi mi sembrava, non so, una chiusura d'un cerchio. Mi sembrava un privilegio enorme poter raccontare la sua storia, e l'ho fatto con il massimo amore. Ho studiato molto con Costanza, perché Costanza è una grandissima regista di attori, abbiamo fatto tante prove, ci siamo interrogate, abbiamo cercato riferimenti negli sguardi degli altri, o per esempio io sono andata tantissimo alla ricerca di video del passato su YouTube, non solo di Nada, ma di Livorno, del gabbro, di quella tipologia di persone lì. Ho letto ovviamente il libro di Nada, che per me è stato alquanto fondamentale per costruire il personaggio, e poi ho dovuto imparare il toscano, quindi mi sono messa a studiare con grandi problemi, perché ho un marito che è cresciuto a Pisa da genitori livornesi, quindi vive a Roma, quindi è imbastardito, ma la sorella, mia cognata, parla livornese molto bene. E poi abbiamo preso un acting coach che ci ha aiutato e abbiamo cercato di dare un sapore. Magari non sarà completamente perfetto come livornese, ma abbiamo trovato una chiave. C'è stato un tempo che continuavo a parlare toscano anche nella vita, ora l'ho perso. Questo è un bellissimo film, no? Sul rapporto madre-figlia, sulla voglia di riscatto, ma anche sulla musica, no? E sul suo effetto terapeutico, soprattutto nel tuo personaggio, no? Sull'effetto che ha sulla depressione di Viviana. E poi, insomma, è un film sulla musica, su Nada, che esce nel periodo sanremese, quindi mi sembra perfetto proprio come tempistica, giusto, nell'uscita. Dovrebbe uscire subito dopo Sanremo. Appena finisce Sanremo, arriviamo noi. Esatto. Sì, la musica ha doti terapeutiche perché è magica. Io ho sempre sostenuto, almeno per me, ha la capacità di portarmi altrove pur rimanendo ferma. E per Viviana, che è in una tempesta emotiva, è come se rimettesse le sue emozioni in ordine, potesse finalmente gustarsele queste emozioni, provarle. Quindi è un film sulla musica, è un film sul rapporto madre-figlia molto particolare, perché ora, a prescindere dalla musica, loro sono quasi dipendenti l'un dall'altra, sono simbiotiche, è un rapporto, è oltre il madre-figlia, madre-figlia, sorella e allo stesso tempo stessa persona, e tante cose. Nel film ovviamente ci sono tanti riferimenti musicali, no? Da Mina, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Claudio Villa. Tu che insomma di musica ne ascolti tanta in casa, no? Sì. Girano anche quei dischi immortali in casa Crescentini? La Claudio Villa non ce l'ho, Maggi. però magari ve lo prendo. La Vanoni, io sono pazza di due suoi pezzi. Uno lo trovo terribilmente comico e con un potenziale brechtiano che si chiama Non sai fare l'amore, che fa troppo ridere secondo me, e un altro bellissimo che si chiama Arrivederci, lo trovo stupendo. Gino Paoli, beh, un po' per me, anche mio papà, che a casa mia cantano tutti, anche mio padre canta e ogni tanto se la canta anche le canzoni di Gino Paoli. Mina rimane Mina, che vogliamo dire, forse ho qualcosa di Mina probabilmente, in vinile però, perché in tutto quel mondo lì ce l'ho in vinile. Che altro ce l'avevamo? Nada, io me la vado a vedere anche dal vivo, perché Nada, io lo dico sempre, è rock punk, e sul palco è pazzesca. La prima volta che io l'ho vista in concerto sono rimasta sconvolta e ripetevo: ma lei non è solo una musicista, lei è un'attrice, perché lei ha una consapevolezza del
palco enorme ed è forte, trasmette un'emotività straripante, è bellissima.